Appuntamento teatro. Ed eccoci qui con un nuovo appuntamento tutto dedicato al teatro, questa nobile arte appunto resa importante nel corso del tempo. E qui abbiamo Federico Mancini che appunto ci illustrerà qualcosa di altrettanto magnifico. Cosa c'hai da dirci, cosa c'hai da raccontarci, caro Federico? Ecco, volevo dire che noi nella rubrica teatro alterniamo alla recitazione del personaggio che andiamo a recensire a, diciamo, un mio modesto pensiero con diciture poetiche. Oggi mi è sembrato il caso di un ambiente, faccio riferimento soprattutto in un ambiente di guerra, per i fatti di Bruxelles, ma anche sportivo, per tutte queste cattiverie sportive, di ritornare a qualcosa di più conciliativo. Quindi vi leggerò delle frasi di William Shakespeare. Perfetto. Un po' di silenzio. Vai. Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento, o tende a svanire quando l'altro si allontana. Oh no, amore è un faro sempre fisso che soprasta la tempesta e non vacilla mai. È la stella guida di ogni sperduta barca, il cui valore è sconosciuto, benché nota la distanza. Amore non è soggetto al tempo, pur se rose labbra o gote dovranno cadere sotto la sua curva lama. Amore non muta in poche ore o settimana, ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio. Se questo è errore e mi sarà provato, io non ho mai scritto e nessuno ha mai amato. Fantastico, veramente fantastico. Grazie Federico. William Shakespeare. Come vedete, sempre William, sempre lui, il vecchio William, si fa, diciamo, testimone di ogni frase sull'amore, e questo mi è piaciuto manifestarlo. Spero che tutti quanti siano stati in silenzio, che abbia potuto comprendere le parole, e quindi diventa abbastanza interessante analizzare, risentire soprattutto, perché questa è la fase del quando si riascolta, oppure quando dice io sono già stato magari a vedere questo museo, o magari a vedere questa cosa che ho già visto, però ritornando, magari accompagnando una coppia di amici che non l'ha mai visto, si vedono in altra prospettiva. E così anche la poesia, una volta riletta e interpretata, va riascoltata. Certo. Per un attimino ognuno fare un esame di coscienza sulle proprie sensazioni riguardo l'oggetto in essere. In questo caso parlavamo di amore. Fantastico, quindi ognuno davvero si, fantastico. Invito ognuno a rinchiudersi non in una cella ma in se stesso per un attimino un momento di riflessione, darci una riflessione. Chi magari è single con questa poesia si fidanza, e chi, diciamo, è già fidanzato continua o meno a seconda del risultato del proprio sentimento. Poesia. Chiarissimo, fantastico.